linguaggio universale che è quello del gusto, come potrebbe essere quello dei profumi, quindi degli aromi, dei profumi, come quello della musica, come quello delle arti, no? Che travalica i dialetti, che travalica le lingue, che non ha frontiere, che non ha dogane. Per questo non sono favorevole al chilometro zero. Il chilometro zero ti impone uno status mentale di mi devo fermare qui, non posso andare oltre. E mi sembra ridicolo, mi sembra addirittura deleterio, perché potrebbe poi innescare dei fenomeni di deriva che portano all'antipatia verso quello che sta circondando di quanti chilometri. Ma lasciamo perdere, sono altre cose. Il chilometro che mi interessa è il chilometro buono, laddove c'è qualcuno che lavora con un'anima e un'intelligenza e una mano capace di esprimere, dove c'è rispetto e dove c'è qualità. E guarda che è inscindibile la, il binomio qualità e rispetto, e qualità e persone di qualità. Non c'è un ingrediente di qualità prodotto da una persona che non sia di qualità, non esiste. Che lei sapeva, dove tu chi se ne frega, io lo conosco, perché c'è così tanta gente in giro per l'Italia contro il cioccolato siciliano, il cioccolato di Modica, perché non piace così a tanta gente, avendo anche una storia così, così ricca e importante? Perché gli altri sono più facili? Oddio mio. Io ne volevo una innescare proprio il cioccolato. Vedi, il cioccolato, la granita di cioccolato, questa è la prima volta che la faccio nella mia vita. E non so se la farò una seconda. E l'ho fatta col preciso intento di rendere omaggio alla cultura della granita del territorio etneo a cui la Cireale appartiene, anche se è una propaggine marina. Nella cultura iblea, che è la mia di appartenenza, la granita di cioccolato non c'è. Però dico, se devo fare una granita a base di cioccolata, la farei così. E allora, ecco che l'ho fatta. Utilizzando una materia prima che è massa pura di cioccolato, non zuccherato, quindi 100% massa di cioccolata, no, concata, lavorata in Francia da un'azienda che si chiama Vagonard e che mi dà la possibilità di esprimere queste note aromatiche importanti in una diluizione di acqua, priva di grassi, quindi solo grasso da materia di cacao, con pochissimo zucchero e soprattutto fredda, che è qualcosa che contrasta la natura stessa del gusto e della sensibilità del nostro palato. Però ti deve arrivare. E questa, se vuoi, è una granita di cioccolato, vero cioccolato, non è un cacao che spaccio per cioccolato, è vero cioccolato, importantissimo, perché c'hai quella patina di grasso, di burro di cacao e di massa di cioccolato che ti fa tutto grosso.